Bentornati su Top Rack Bang, il canale dove si scherza sulle cose serie e si serieggia sulle cose scherzose. Bentornati, speriamo, perché è la seconda volta che provo a girare questi video che giro stamani. Sono stato funestato da settimane da problemi di audio, non riesco a girare video perché non mi viene l'audio e ci deve essere qualcosa di difettoso. Ho cambiato un po' di cose, ho cambiato un po' di cavi, ho cambiato un po' di tutto. E anche se la configurazione non è quella definitiva, questa sembra che funzioni non troppo male, anche se neanche troppo bene. Spero, se ci sono problemi di audio, chiedo scusa. Siamo qui per parlare di un accessorio che mi ha mandato la Tony System e che vi faccio vedere adesso. Bentornati amici. Come dicevo, la Tony System mi ha mandato questo compensatore. Me l'ha mandato gratis, solo le spese di spedizione, quindi un grazie veramente a Tony System. Però mi ha mandato per la recensione. E quando ti mandano qualcosa, di solito è perché sono abbastanza sicuri che funziona bene. L'ho testato abbastanza a fondo perché questo non è una cosa che potevo parlarvene così alla scrivania. Ci ho sparato in maniera abbastanza sostenuta, tirandone fuori tutti i pregi e tutti i difetti, e ora vi spiego tutto. Allora, partiamo dall'inizio. Per quelli che sono meno ferrati nell'argomento, cos'è il compensatore? Il compensatore è un apparecchietto che, se ben progettato, devia i gas di scarico dell'arma, cioè i gas dell'esplosione, in maniera da contenere la tendenza dell'arma a rilevare, perché l'arma ha una forza sbilanciata, perché l'asse della canna è a questa altezza qui, la mano la prende a questa altezza qui, quindi quando si applica una pressione qui, ci metto il dito davanti perché l'ho già controllata, è vuota. Quando si applica una pressione tende a ruotare e ovviamente rincula in questa direzione. Il compensatore applica una forza in questa direzione, quindi tende a buttare giù e a contrastare questo effetto. Ora, per ottenere questo effetto, il compensatore deve essere studiato al millimetro, e intendo veramente al millimetro, non può essere improvvisato, ci sono degli studi dietro molto molto pesanti, diciamo. Infatti la Tony System ne ha fatti alla fine due. Uno che è questo e è un po' più piccolo per le munizioni commerciali e le ricaricate in maniera normale, un po' più delicate fra virgolette, e l'altro più grande per le munizioni a fattore. Perché deve essere tutto calibrato in base al gas che esce, le dimensioni dell'apertura e tutto quanto. È un accessorio che poi richiede delle cariche abbastanza, vanno studiate, insomma. Io con questo qui, che è quello più piccolo, ho dovuto, non vi do le dosi ovviamente perché non voglio, non vi do nel tipo di polvere né le dosi, però diciamo che rispetto alla dose minima indicata in tabella per questa polvere, che di solito è più che sufficiente per far ciclare l'arma, anzi a volte anche con un paio di decimi, 3 decimi meno, si hanno delle munizioni tranquille da poligono e l'arma cicla lo stesso tranquillamente. Con questo accessorio qui, con la dose minima non cicla, ho dovuto salire di 4 decimi, che è più o meno la dose massima, perché sotto non cicla. Ovviamente il compensatore cambia l'azione delle forze che farebbero azionare il carrello e poi tornare indietro. Col compensatore non funziona nella stessa maniera, quindi tendeva a non arretrare completamente, a incepparsi, a non estrarre, a fare tubi da stufa, eccetera. Una volta trovata la ricarica e fatte, prima di metterlo, delle prove, vi metterò delle riprese, c'è cioè la pistola senza compensatore e con il compensatore testata.
con ricariche, diciamo, tendenti, in tutti e due i casi tendenti al minimo di funzionamento dell'arma. Perché? Perché consideriamo che non sarebbe giusto fare la prova col compensatore con la carica minima per farla funzionare, che è la carica più o meno massima. E la prova con l'arma senza compensatore con la carica massima, perché ovviamente a quel punto senza compensatore rileva molto di più. Quindi ho fatto una prova con delle cariche equivalenti, cioè verso il minimo del funzionamento, avvantaggiando l'arma senza compensatore. E malgrado questo vantaggio, il compensatore vince a mani basse, l'arma è molto più stabile. L'ho fatta provare anche ad altri tiratori, anche più esperti di me, anche a un agonista che fa tiro dinamico e tutto quanto, e effettivamente mi hanno tutti confermato l'impressione che avevo avuto io, cioè che l'arma fosse molto più stabile. Ora, probabilmente state anche vedendo delle immagini che vi sto mettendo in sottofondo a quello che io dico, dove si vedono delle prove che ho fatto. Non ho fatto solo quelle che ho ripreso, perché le riprese le ho fatte al TSN, perché mi torna bene per quanto riguarda l'impianto video, è una postazione molto più friendly per la ripresa video. Ma l'ho provata in tutte e due le configurazioni anche sul campo da tiro dinamico, diciamo. La differenza c'è e si sente. Il pro è che l'arma è molto più stabile. Il compensatore quindi fa bene quello per cui è progettato, cioè contenere il rilevamento. Questo però ha dei costi, diciamo, ha dei risvolti negativi che io vi spiego, che vanno messi in conto fin da subito. Quindi uno è quello che ho detto, ci vuole la ricarica specifica. In questo caso, perché il compensatore è quello adatto alle munizioni commerciali, o una ricarica non esasperata, o quindi non a fattore Mayer, o munizioni commerciali. Comunque sono abbastanza toste le munizioni commerciali, quindi voglio dire, non è che sia poi che va solo con le ricarichine soft, anzi. Il secondo lato negativo è che digerisce molto male le munizioni in piombo, non questo compensatore, tutti i compensatori. Vi metto una foto che ho fatto dopo aver sparato un'ottantina di palle di piombo per prova e il compensatore era pieno, pieno che non si riusciva a pulire. Ci vogliono palle ramate, blindate o colored, una delle tre. Poi un altro lato negativo è che il compensatore impedisce lo smontaggio dell'arma, perché il carrello lo posso separare dal fusto senza problemi. La molla di recupero la posso levare senza problemi, ma non posso ovviamente levare la canna perché si leva all'indietro e c'è il compensatore. Quindi per levare la canna e fare una pulizia accurata dell'arma bisogna per forza di cose smontare il compensatore. Come si smonta il compensatore? Il compensatore ha una filettatura che si avvita sulla filettatura della 17 FTO, che la canna sporge un pezzettino. Non mi ricordo se ve l'ho fatta vedere la 17 FTO. Nel caso ditemi giù nei commenti che non ve l'ho fatta vedere, facciamo un video specifico su quest'arma qui. Dicevo, si avvita sulla volata dell'arma. La filettatura della 17 è inversa, quindi praticamente per avvitare, io in realtà devo svitare, quindi si svita il compensatore mandandolo dentro e arriva, diciamo, fino quasi in fondo, perché in realtà la filettatura, ce ne sarebbe un altro pezzettino di filetto, potrebbe fare quasi un quarto di giro ancora, ma ovviamente noi lo dobbiamo mettere dritto e poi lo dobbiamo fissare. Ci sono due minuscole brugole
vanno, diciamo, vanno dentro e vanno a toccare sulla canna e bloccano tutto in maniera assolutamente solidale. E questo è un pro grosso perché il coprifiletto della 17, che è una semplice protezione, una boccolina che si avvita sulla canna al posto del compensatore, non c'ha queste brugole. E quando ci hai sparato, ma dico, voglio esagerare, 50 colpi, è già svitata. Svitata che te lo perdi, cioè. E questo è un grosso male. Questo lo risolve, però ricordatevi che bisogna assolutamente smontarlo, quindi perdere più tempo per lo smontaggio dell'arma, che normalmente è velocissimo. Un'altra cosa che metto fra i lati negativi, però è soltanto estetico, è che la finitura del compensatore non ha la stessa colore, la stessa finitura dell'arma. Quindi, mentre il carrello della 17 FTO è un nero grigiastro, un antracite scuro, il compensatore è un nero nero, è più simile, ma comunque ancora più nero del carrello. Quindi sì, è un pochino diverso, si vede la differenza. Però, considerando che l'arma deve funzionare bene, in questo caso è un'arma destinata alle gare, quindi sicuramente, o comunque alle gare o al tiro dinamico, al tiro ludico veloce su sagome multiple in movimento, eccetera, il compensatore ha un gran lato positivo e passa oltre qualsiasi lato estetico. L'altro lato negativo del compensatore è il rumore. Si percepisce un rumore molto più forte. Perché i gas invece di andare in avanti e quindi proiettare l'onda di pressione e quindi anche sonora in avanti, vengono deviati sui lati e in alto e te la becchi molto di più. Te la becchi molto di più e fa molto più rumore. Anche su un campo di tiro dinamico, quindi all'aperto, senza un soffitto, con le pareti, diciamo, che sono i terrapieni inclinati a 45 gradi, che quindi deflettono l'onda non direttamente come una parete in casa, ma la disperdono molto di più, sterrato in terra, sterrato in fondo, l'erba, quindi assorbe i rumori e con una pistola senza compensatore, sparare senza cuffie è fastidioso, ma non così tanto, con il compensatore è più fastidioso. Tanto vabbè, si spara sempre con le cuffie, però in ottica apocalisse zombie, sinceramente, non so se sarebbe un'ottima cosa. In ottica sport di sicuro sì. Questi sono i lati negativi principali. Ce n'è un altro. Bisogna avere una grande attenzione. Ho preso un bossolo, devo farvi vedere una cosa. Il bossolo viene espulso dall'arma. Allora, la fortuna è cieca. La sfiga ha una vista d'aquila. Dovete fare attenzione che il bossolo non vi finisca qui, perché se il bossolo vi finisce qui e sparate, vi scoppia l'arma. Quindi sempre attenzione quando sparate, anche in rapida successione, dovete fare attenzione a quello che vedete, perché se vi ci finisce il bossolo sono cavoli amari. Ma insomma, questo è un caso improbabile, diciamo. Ci vuole attenzione, ma comunque è valido, questo è valido per qualsiasi compensatore. Il compensatore della Tony System, vi linko un po' qualcosa sotto, questo modello mi sembra che costava sui 140 euro più spese di spedizione. Io ripeto, l'ho pagato soltanto le spese di spedizione, quindi il video è sponsorizzato da Tony System. L'analisi che io però ho fatto, vi assicuro che non è compiacente. Il compensatore effettivamente funziona, Tony System fa roba molto buona. E sinceramente, se avete intenzione di fare tiro ludico veloce in movimento come se fosse tiro dinamico o vere e proprie gare, ve lo straconsiglio, perché l'arma cambia da così a così.
Noi comunque ci vediamo al prossimo video, probabilmente senza zombie perché mi sono un po' stufato degli zombie dietro, mi piace questo mobile, mi piace molto, quindi credo che me lo terrò come sfondo. Comunque, sempre su Taprak Bang.